So che a settembre dentro qua si sono incontrati tardi, e la, sotto minaccia la pausa del rapporto. Pausa di rapporto. Qui. Qui. Perfetto. Quindi voi dite voi, per essere abusata o minacciata o per l'incontro ci deve essere un luogo, qualche persona che comunque c'è. Ce la conosco. Sì, anche perché questa persona ha dei contatti qui. Sì. Dei contatti qua c'è comunque uomo di legge. Stiamo parlando di questa persona. Sì, stiamo parlando di questa persona. Giro verso la telecamera. Stiamo parlando di questa persona. Questa persona ha portato mia figlia. Stiamo parlando di questa persona. Sì, è lui. Ha bisogno di mia minorenne, di mia figlia abusata. Allora, io non lo conosco. Sì. Signora, per noi una ragazza di 15 anni non è libera di avere un adulto, un rapporto tra persone. E quindi questo è il reato, il primo, e poi la sottrazione del minore, che è ancora più. Vabbè, dice che la mamma è convinta che ci siano persone che lo conoscano bene. Lo so, che mia figlia aveva paura di uscire di casa perché diceva che aveva contatti da lui e da quelli di lui. E stanno qui a Sant'Anna, mia figlia, dopo di anni con Massimo Maglietto, perché aveva paura di questo. Mia figlia. Allora, riesceva meglio. Ecco perché noi chiediamo la vostra collaborazione. Perfetto. Allora, noi sappiamo, che quando mia figlia usciva con le amiche, e quindi usciva sul corso, fino in piazza, riceveva delle telefonate. E queste telefonate che riceveva, che erano fatte da quella persona, lui era in grado di dirci come era vestita. Quindi, no, la seguiva, perché aveva un veniva osservata da amici che stanno qui a Sant'Antimo. Perciò noi diciamo e chiediamo aiuto a voi. Noi non vogliamo sapere chi sono. A noi interessa che la ragazza torni a casa. Poi per il resto potete venire tranquillamente. A noi interessa che non sapete venire a casa. Vorrei lasciare.